Radio Ok, in collaborazione con Magilla Spettacoli, presenta Dimmi la Tua, interviste con i personaggi e gli artisti del momento, ogni martedì, giovedì e sabato alle 19.30, in diretta live sulla pagina Facebook Radio Ok. Conduce Daddy DJ. Buonasera, buonasera amici e ben ritrovati in questo fantastico giovedì 25 febbraio 2021. Oggi è stata una giornata veramente ricca con un sole, sembrava proprio primavera, ma credetemi amici, io tenevo particolarmente a condurre questo appuntamento quotidiano del giovedì con Dimmi la Tua, con un ospite ricercato, valutato e motivato. E parlo proprio con il, abbiamo un ospite qua, Dimmi la Tua, il nostro, o meglio, il dottore Guido Scopece. Guido Scopece, che lo vediamo subito in collegamento, eccolo qua. Dottore, buonasera. Guido Scopece, lui è uno psicologo, uno psicoterapeuta, dove è stato anche membro di parecchi comitati, ma soprattutto ha condotto dei vari studi. Io innanzitutto cedo subito il microfono a lui, per dirci un attimino il suo curriculum in maniera molto sintetica, il curriculum di dottor Guido Scopece. Per io rido perché comunque il suo curriculum si può fare una tesi di laurea, perché veramente è ricco di contenuti. Buonasera dottore. Buonasera, buonasera a te, buonasera a voi. Del suo curriculum professionale. Allora, solitamente non amo questo passaggio, nel senso che poi, come giustamente dici tu, ho modo spesso di incontrare le persone e confrontarmi, quindi poi mi conoscono per quello che sono e che faccio, più per quello che c'è scritto nel curriculum. Ma io sono appunto uno psicologo, psicoterapeuta, ormai sono 15 anni che lavoro in quest'ambito, sono un terapeuta cognitivo-comportamentale e quindi mi occupo della parte clinica appunto dei miei pazienti, ma nasco come psicologo del lavoro, quindi ad oggi opero ancora come psicologo del lavoro e quindi con il benessere aziendale, tutto ciò che riguarda lo stress lavoro correlato e insomma ho la fortuna e di collaborare con molte grandi aziende di Lecce e provincia. Mi occupo come appunto terapeuta da un po' di anni, da un bel po' di anni anche di dipendenze, e magari poi ne parleremo anche dopo. E di tutti quelli che sono poi i disturbi più frequenti in questo momento. Come qualcuno dice, non riesco mai a star fermo, quindi nei miei anni, nella mia esperienza, ho avuto modo di lavorare in veramente tanti ambiti, sono stato appunto responsabile anche di progetti della Comunità Europea, quindi anche ho avuto delle esperienze al di fuori dell'Italia che mi hanno sicuramente arricchito tanto e mi hanno fatto vedere anche realtà molto diverse. Questo poi, insomma, ripeto, non amo vantarmi. Il dottore non ama farsi intervistare, no? Giustamente. Non entra nei suoi range di professione, però comunque ha voluto veramente l'intervista, perché è in questo momento dove c'è tutto l'online, la figura sua potrebbe essere motivo di accrescimento nella sì. materia, ma soprattutto anche di capire effettivamente che cosa sta succedendo. Io certo. Le faccio la prima domanda, dottore Scopece. Innanzitutto Sì. dobbiamo dire una cosa: cosa cercano i pazienti che si rivolgono a uno psicologo, uno psicoterapeuta? E quali sono le problematiche più comuni, dottore?
Allora, fondamentalmente, appunto, le persone che si rivolgono a me o comunque in generale a uno psicologo, a un terapeuta, sono alla ricerca di un aiuto o di un, comunque di un sostegno per qualcosa di, per una problematica che nella maggior parte dei casi li assilla in quel momento, no? Purtroppo, rispetto ad altri professionisti della salute, spesso i nostri pazienti aspettano un po' troppo prima di venire da noi, aspettano che il problema si aggravi, mentre io faccio sempre un esempio, dico, mentre quando ci fa male un po' un ginocchio andiamo subito dall'ortopedico per capire che problemi abbiamo, prima di andare dallo psicoterapeuta, dopo che abbiamo bisogno che il nostro problema psicologico cresca a dismisura per accorgersi che da soli non sempre si riesce a farcela. E, quali sono le problematiche più comuni? Le problematiche più comuni in realtà in questo periodo, come si può immaginare, sono spesso legate all'ansia, anche per il contesto che stiamo vivendo della pandemia, o alla depressione, perché c'è una forte componente depressiva nelle persone che non possono, provano una grossa frustrazione in questo momento nel non poter vivere la loro vita normalmente. E per il resto sono delle più svariate. Purtroppo una delle problematiche che mi risulta, che i miei pazienti portano spesso, purtroppo per pazienti anche molto giovani, è quella del gioco d'azzardo patologico, che in questo momento è veramente un dramma per la nostra società, per quello che mi riguarda. Qual è, giustamente, quanto è importante il rapporto, dottore, che si instaura tra il terapeuta e il paziente? Ma io, come insegnano in qualsiasi università, in qualsiasi scuola di psicoterapia, il rapporto, la relazione tra paziente e terapeuta è fondamentale. Fondamentalmente si tratta di una relazione umana, quindi bisogna piacersi reciprocamente, è inutile prendersi in giro, tant'è vero che spesso molte persone fanno il giro di un bel po' di terapeuti prima di trovare quello giusto, mettiamola così. E la relazione è fondamentale perché è una relazione che deve basarsi sulla fiducia. Il terapeuta deve essere una persona a cui parli di cose con cui spesso non parli neanche con i tuoi genitori o col tuo compagno, e spesso neanche, non parli neanche a te stesso di determinate cose. Quindi il rapporto e quindi la fiducia deve essere massima. Nello stesso modo il terapeuta deve potersi fidare del paziente, deve potersi fidare di quello che le sue parole vengano, come Detto. posso dire, intuite nella maniera giusta, elaborate nella maniera giusta. Questo ovviamente non è solo un compito del paziente, ma deve essere anche bravo il terapeuta a saper comunicare bene, ecco. Ce n'è qualcuno che l'ha coinvolta profondamente, dottore, in tutta la sua carriera, in tutti i suoi casi da lei esaminati e curati? Dal punto di vista emotivo, intendi? Sì. Diciamo sia emotivo, ma anche sanitario. Allora, diciamo che quello che io ho sempre cercato di fare è di prendere questa professione come un lavoro. Spesso, che cosa voglio dire? Che spesso e volentieri, purtroppo, per alcuni di noi diventa una missione, e il rischio di coinvolgersi e quindi anche di soffrire insieme al paziente è molto elevato. Quindi, conseguentemente, io tendo sempre a mantenere una distanza professionale dai casi che seguo. Sicuramente ci sono delle situazioni che sono più pesanti, e quindi appunto ti coinvolgono di più, nel senso che porti un po' di più di pensieri a casa. E altre situazioni che magari ti fanno anche riflettere, perché in parte si possono avvicinare alle tue esperienze personali. Però no, onestamente non ho un, ho, ho
ho negli anni imparato a gestire piuttosto bene il coinvolgimento nella professione e sono riuscito fortunatamente sempre a essere distaccato professionalmente parlando, ovviamente, non emotivamente. Cos'è che l'ha spinta, perché giustamente per diventare psicologi e per diventare psicoterapeuta si percorre una carriera, prima di Certo. università, quindi una carriera scolastica, si Sì. prende una facoltà e poi si inizia il percorso professionale. Cosa l'ha spinta proprio a intraprendere questa professione, che è una professione, diciamo, impegnativa, perché hai a che fare con dei casi veramente delicati, e quindi cosa l'ha spinta in particolare? Allora, ovviamente quando si inizia l'università si hanno solo 18 anni e anche una freschezza e un'inconsapevolezza, secondo me, anche di quello che andiamo a fare realmente poi nella vita. Quello che mi ha spinto a studiare psicologia sicuramente è sempre stato il fascino che ho tuttora per la mente umana e per i meccanismi della mente umana e anche una buona capacità di ascolto che non mi è mai mancata. Poi, dopo l'università, appunto, ho fatto i 4 anni di specializzazione in psicoterapia, quindi un percorso fondamentalmente molto lungo e impegnativo che io ho ritenuto necessario continuare perché credo che solo la formazione universitaria possa presentare delle lacune. E quindi, facendo questa specializzazione, ovviamente mi sono formato come psicoterapeuta e cognitivo-comportamentale nello specifico, e questo mi ha dato modo di avviare la mia professione in maniera più decisa e anche più completa, quindi per dare anche un, chiamiamolo, servizio ai miei pazienti migliore. Per quanto riguarda la difficoltà della professione, come dicevo prima, nel momento in cui si decide di farlo, credo si sia consapevoli di quello a cui si va incontro. Ed è importante essere anche consapevoli delle proprie forze e delle proprie energie, quindi staccare e prendere delle distanze lì dove sia necessario, si ritenga necessario. Quali e se ci sono tecniche per far sì che una terapia funziona, dottore? Ci sono delle tecniche in particolare? Magari ti rispondo, se ci fosse una tecnica che funziona al 100%, a mio parere non esiste che ne possano dire, per quanto possa essere criticabile questa mia risposta dai colleghi, ma io credo che la tecnica migliore sia quella che ovviamente noi costruiamo nel tempo, esistono dei protocolli ben definiti nella psicoterapia, non si va a tentoni. Quindi sicuramente essere precisi e puntuali e non improvvisare nella terapia è molto importante, quindi anche la formazione è molto importante da questo punto di vista. E perché per far sì che funzioni, come posso citare un mio docente della scuola di psicoterapia che diceva: se una terapia è funzionale, vuol dire che funziona, e se funziona, vuol dire che è funzionale. Questa è un po' la mia risposta. La sua professione, no? Cioè, lui ha studiato, giustamente deve studiare, no? Fino alla fine. Salutiamo il maestro Maurizio Danna, un fotografo leccese. Buonasera Maurizio, che si è appena collegato. Allora, un'altra cosa Buonasera, importante, Maurizio. una cosa importante, no? Giustamente ha intrapreso la professione di psicologo, psicoterapeuta, ma è Sì. rimasta sempre quella, non l'ha cambiata nel corso degli anni? In che senso? Se ho modificato il mio modo di approcciare Perché la le cose? professione l'ha cambiata nel corso degli anni, cioè uno anche a livello anche tecnico, cioè, non so se ha fatto qualche Beh, particolare, sicuramente. o si è specializzato in una certa materia, una certa specifica, oppure è stato sempre quello, Ma non ha no, cambiato. no, tutto cambia, come si suol dire, e quindi assolutamente tutto è cambiato, anche perché quando ho iniziato la professione avevo circa 25 anni, adesso ne ho 40.
ovviamente c'è una maturità sia legata all'età, ma anche professionale, quindi la mia professione sicuramente è maturata insieme a me, insieme alle esperienze fatte. Sono cambiati gli ambiti di interesse, insomma, un po' in maniera naturale, devo dire, nessuna forzatura. Quindi, sì, assolutamente è cambiata Ma quali sono in tantissimo. particolare, dottore, gli aspetti positivi e quelli negativi di questo mestiere? Perché lo psicologo è un grande mestiere, secondo me, e soprattutto è un contenitore di tante menti. E quindi elaborare i dati che percepisce la psiche umana non è facile. Quindi, quali Certo. sono gli aspetti negativi e gli aspetti positivi di questa professione, di questo mestiere? Ma sicuramente di positivo c'è tanto e che è quello che piace tanto a me è quindi il vedere, conoscere costantemente modalità diverse di funzionamento del nostro cervello. C'è da dire anche che io ho la fortuna appunto di conoscere tantissima gente tramite questa professione nei vari ambiti, non solo quello dello psicoterapeuta, ma come dicevo prima, come psicologo del lavoro, mi occupo anche di violenza sulle donne, quindi collaboro con delle associazioni, con dei centri ascolto e quindi non mi manca sicuramente il lato positivo. Il lato negativo, se per quanto io lo dico onestamente, senza falsa retorica, non, se ci fossero troppi lati negativi, non farei questo lavoro. E diciamo che sicuramente è molto pesante dal punto di vista del carico energetico, nel senso a fine giornata sono veramente scarico e a volte mi accorgo che quando torno a casa potrei dare qualcosa in più alla mia famiglia, ma non sempre è semplice perché i pazienti o comunque il lavoro mi ha tolto tanta energia. In spagnolo si dice ti ha cansato, quindi ti ha stancato. Quindi sto facendo anche io lezioni di spagnolo, quindi quando si è a casa la sera si è cansati e molto spesso si è muy cansati, quindi si è molto stanchi. Sì, Può succedere decisamente. a volte, dottore, che un terapeuta si rifiuti di affrontare delle problematiche e se accadesse questo, come ci si deve comportare? Come si Cioè, deve sentire? intende dire se un terapeuta rifiuta di prendere in carico un caso? Sì, di affrontare le problematiche, quindi il caso. Sì, può succedere assolutamente. Diciamo che la cosa opportuna sarebbe che il terapeuta si prendesse al massimo pochissime sedute per valutare il caso e poi decidere se prenderlo in carico. Io credo che sia una cosa positiva quando un terapeuta non prende in carico un caso se lo fa perché non si sente all'altezza di aiutare quella persona. Quella sarebbe veramente l'apice della nostra professione. Noi dobbiamo renderci conto dei nostri limiti. Io spesso cerco di farlo, questo passaggio. Dico sempre ai miei pazienti che se mi sento di non poterli aiutare, mi fermo prima. Quindi questo non comporta nulla se non l'invio magari a un collega competente in quel dato ambito. Non si deve smettere, secondo me, di essere tuttologi, ma entrare a contatto con i propri limiti e mettersi di fronte ad essi ragionando in maniera onesta nei confronti dei pazienti. Giustamente in queste situazioni la famiglia, no? Il dottore dice la famiglia, sono le prime domande che ti fanno, no? Uno psicologo, uno psicoterapeuta. Le famiglie che ruolo hanno quando i pazienti che ruolo hanno nei pazienti che cercano un supporto psicologico? Le famiglie che ruolo ricoprono, dottore? Questo è molto importante. Allora, sì, assolutamente sì. Allora, diciamo che ci sono varie sfaccettature per risponderti a questa domanda. Ovviamente se si tratta di un minore, la famiglia è fondamentale perché deve innanzitutto dare il consenso al trattamento del minore in maniera
formalizzata. Prima che la quindi già dalla prima Com'è? seduta, già dalla prima seduta, dottore. Quindi dalla prima seduta viene. Sì. O al massimo la seconda. Nel senso che dalla prima seduta, ovviamente, se il minore viene da me a chiedere aiuto autonomamente, io poi comunque dalla seconda sono costretto a chiedere il consenso informato di entrambi i genitori. In questo solitamente ci sono ovviamente dei protocolli ben precisi per relazionarsi con i genitori, ma qui entriamo in un ambito un po' complesso perché ci andiamo a collegare a un ambito giuridico fondamentalmente. La cosa che è sicuramente importante nella famiglia, la famiglia sono le radici dell'albero da cui cade il frutto fondamentalmente, quindi è difficile che la famiglia non sia coinvolta nelle problematiche del paziente, o comunque è raro che accada. Che cosa intendo dire? Non che i genitori siano sempre colpevoli dei problemi dei figli, perché spesso questo è un po' il luogo comune, ma quanto il fatto che determinate comportamenti, determinate situazioni in cui i figli si trovano sono frutto di quello che hanno visto nella loro vita, nel bene e nel male, non per forza in maniera quella che hanno appreso in maniera sia diretta che indiretta dai genitori. L'ultima sfaccettatura di questa cosa è un po' a volte l'invadenza invece da parte di alcuni familiari che vorrebbero venire a conoscenza di quello che sono le problematiche dei loro figli. Ma questo fa sì che la mia risposta sia sempre: esiste un segreto professionale, il paziente è maggiorenne. Mi dispiace, ma non posso dirle nulla. Bravo. Giustamente. La realtà dei fatti è ancora oggi che le donne all'interno di una coppia, un ruolo subalterno rispetto all'uomo che non perdona azioni di affermazione di sé e di estrema libertà. Secondo gli ultimi dati Istat, il 31,5% dalle 16 e 70 anni, 6.700.000, ha subito nel corso della propria vita qualche forma di violenza fisica o sessuale. Continuano ad aumentare i casi di femminicidio. Un padre che si suicida dopo aver ucciso i propri figli e l'unica sopravvissuta alla sua furia omicida è la moglie della quale si stava separando. Quali sono le motivazioni che spingono gli uomini a compiere degli atti così crudeli? Questa è una domanda molto complessa perché molto delicata, secondo me. Allora, diciamo che purtroppo i dati appunto sul femminicidio, sulle violenze familiari, sono inquietanti, trovandoci nel 2021. Rispondere in maniera secca a quali sono le motivazioni che spingono gli uomini a compiere degli atti così crudeli mi viene un po' difficile. Sicuramente posso dire che si tratta, purtroppo ci sono dei meccanismi che si scatenano all'interno della mente di determinate persone. Proprio oggi ho avuto modo di parlare con una ragazzina di 18 anni che comunque subisce la pressione del padre perché è stato lasciato dalla madre e lei ha costantemente paura che lui possa commettere degli atti inconsulti. Fondamentalmente queste persone hanno una forte paura di essere lasciati soli e quindi accumula una grossa frustrazione fino ad arrivare a non controllare più i loro impulsi. Purtroppo, e questo potrebbe essere oggetto di dibattito, non sempre queste dinamiche partono da persone che hanno dei disturbi a monte, ma la situazione stessa a volte scatena reazioni no, non controllabili. Quindi
Gli uomini vanno sicuramente aiutati in questo passaggio e va insegnato agli uomini, quindi ai bambini, il rispetto per le donne sin da piccoli, in maniera tale che ci si allontani dall'idea di poter, come dicevi tu, pensare alla donna come subalterna o come solo una costola, come la Bibbia insegna, diciamo. Ci sono moltissime donne, dottore, che convivono con dei mostri. Perché il più delle volte si ha la paura di denunciare e si tende spesso a giustificarli. Sì, qui torniamo un po' sul discorso di prima. Nel momento in cui, tra virgolette, è acclarato che queste donne vivano con dei mostri, perché magari sono delle persone appunto disturbate, la paura di queste donne è appunto una loro reazione o comunque uno dei problemi più gravi è quello che i mostri, come li hai definiti, tendono a isolare la vittima, in questo caso la donna con cui vivono. Conseguentemente, quando arrivano al punto in cui le violenze sono ormai insopportabili, queste persone sono lontane da tutto e da tutti, compresa la loro famiglia d'origine, che spesso viene allontanata durante questo periodo di convivenza quasi normale, quasi pacifico. Quindi erano anche a giustificare gli atti del proprio compagno perché vengono reputati quasi come giustificati o giustificabili nei loro confronti, perché uno dei problemi più grandi è quello che è il senso di colpa che queste donne esperiscono e quindi appunto hanno quasi la sensazione di avere una responsabilità nelle reazioni del marito, insomma, o del compagno, chi che sia. Tra l'altro, il dottore è anche uno che cura anche la, diciamo, l'attività di coppia, quindi parliamo di terapia di coppia o di sessuologia. Sembra strano, ma si parla anche con i psicologi di questi temi, e difatti lui si occupa anche spesso anche di terapia di coppia e di sessuologia. Di solito che età hanno le coppie che si rivolgono a lei e quali sono le patologie specifiche per le quali è assolutamente indicata la sua figura di psicologo o psicoterapeuta. Allora, diciamo che l'età è variabile perché partiamo da coppie relativamente giovani, quindi tra i 25 e i 30 anni, fino ad arrivare a coppie tra i 50 e i 60 anni. Ovviamente, i presupposti delle prime sono, le problematiche delle prime sono legate a una costruzione di un rapporto perché sono probabilmente all'inizio, mentre per quanto riguarda le seconde, e solitamente si hanno delle problematiche re relative al fatto che ormai il rapporto è logoro e quindi cercano di rivitalizzarlo in qualche modo e capire che cosa è successo, anche perché magari sono insieme da tantissimi anni. Patologie specifiche. Per quanto riguarda ovviamente il rapporto le problematiche di coppia sono un discorso, non sempre sono legate al sesso, alla sessuologia, naturalmente. Spesso anzi sono legate alla comunicazione, anche se il sesso ha un suo peso. Però per quanto riguarda la sessuologia, invece, spesso e volentieri si rivolgono dei singoli, quindi uomini o donne, non la coppia. Negli uomini una cosa molto frequente, un disturbo molto frequente è un disturbo dell'erezione o comunque dell'eiaculazione precoce ed è legata spesso ad ansia da prestazione. Per quanto riguarda le donne, ho avuto alcuni casi di vaginismo o comunque difficoltà all'approccio spesso. Devo dire, legate anche a degli abusi o comunque a delle forzature, avvenute nelle prime esperienze sessuali. Ricordo che l'amore, dottore, è dominato sempre, questo dice la psicologia, ovvero anche dal dominio, è dominato dal principio di piacere, ovvero l'amore deve farci stare bene. Questa è la prima cosa che io dico quando parlo di amore, vivere bene. Se soffriamo e se viviamo soprusi, o se semplicemente trascorrere il tempo con l'altro non è piacevole,
forse stiamo vivendo qualcosa che non ha a che fare niente, ha poco a che fare con l'amore. E qui la domanda è psicologicamente, vorrei farla, vorrei dirla psicologicamente come dice Freud, no? Come definirebbe l'amore? Quindi, chiaramente, il dottore Guido Scopece definirebbe l'amore, è un po' difficile definire l'amore, però magari se ci ricolleghiamo un attimino al principio freudiano e facciamo capire a chi ci sta ascoltando effettivamente. Freud, cosa pensava dell'amore? Allora, diciamo che senza, facciamo finta che parlo io invece di Freud perché aveva tutta una sua teoria da questo punto di vista, quindi citarlo diventa complicato e a volte poco comprensibile. Allora, sicuramente il principio di piacere per in qualche modo, comunque andare verso il pensiero freudiano è qualcosa di fondamentale nel rapporto di coppia. C'è da dire che l'amore, se vogliamo in qualche modo definirlo, è probabilmente un qualcosa di non solo legato al principio di piacere, quindi non solo all'eros, ma anche a quello che la coppia riesce a costruire. Bisogna far sì che una coppia costruisca delle fondamenta amorose e non solo, non si può solo pensare all'amore come la prima fase, quella dell'innamoramento, che è una cosa che spesso si confonde. L'amore è tutt'altro, il rispetto, comprensione e sopportare anche i momenti di sofferenza individuale. Ovviamente, nel momento in cui i momenti di sofferenza sono più di quelli di piacere, bisogna sicuramente farsi delle domande e capire se è il caso di proseguire. Qualche anno fa è stato scritto un libro sull'amore, dottore, e come incipit aveva una frase di Gabriel García Márquez e diceva proprio questo: ti amo per non chi sei tu, ma per chi sono io, quanto sto con te. Questa frase racchiude il pensiero sull'amore che deve far emergere la versione migliore di noi. Allora, diciamo che appunto Marquez probabilmente appunto voleva dire che nell'altro ci rispecchiamo, cioè se noi siamo delle persone migliori quando stiamo con un'altra persona, evidentemente questa persona ha un'influenza positiva nei nostri confronti. Sicuramente è molto importante piacersi quando stiamo con un'altra persona, perché questo vuol dire che siamo a nostro agio e siamo noi stessi. Questo sicuramente sì. A fine terapia, cosa si augura un dottore, un psicologo, un psicoterapeuta di aver lasciato i suoi pazienti? Ma io mi auguro sempre di aver lasciato non tanto un ricordo quanto un motivo di riflessione ai miei pazienti, uno spunto o comunque un cambiamento rilevante per le proprie vite. Quindi io spero sempre che i miei pazienti si portino non tanto il ricordo di me, quello è relativo, ma di solito questo accade. Ricordarsi dottore Scopece non è che sia tanto, se dottore Assolutamente. Scopece mi guarisce, io lo ricordo. E come se non ricordo la faccia di dottor Scopece? Lo sognerei pure la notte. Assolutamente sì, effettivamente con alcuni pazienti o ex pazienti sono ancora in contatto perché mi aggiornano sui loro successi e questo mi rende molto felice. Ultimamente, proprio in questi giorni, Ti una facevo mia la ex domanda paziente. apposta, proprio la prossima domanda è proprio raccontaci un aneddoto. La prossima che va a seguire è proprio raccontaci un aneddoto, dottore. Ok, te lo racconto subito, che fondamentalmente è una cosa molto breve, mi ha reso molto felice. Proprio una paziente vaginismica, quindi che non riusciva ad avere rapporti sessuali con il marito, perché provava dolore, quindi, il vaginismo porta proprio a una sorta di impedimento della penetrazione. E poco tempo fa mi ha mandato
prima la foto dell'ecografia e poi la foto del figlio, insomma, che era nato. Mi ha ringraziato perché sono riuscito, insomma, ad aiutarla in questo. Bellissimo, bellissimo. Poi giustamente tacchiamo come fine, diciamo, della nostra intervista un fenomeno, io lo chiamo fenomeno, che sta dilagando in questi ultimi tempi, è proprio la ludopatia e il gioco d'azzardo. Se trattiamolo in maniera sommaria, ma diamo anche delle nozioni tecniche importanti, perché purtroppo c'è gente che ancora imperterritamente si dà la vita al gioco d'azzardo. Dottore, scientificamente, come si definisce la ludopatia? Allora, la ludopatia è una vera e propria dipendenza da gioco d'azzardo e quindi di conseguenza ha tutte le caratteristiche di una dipendenza. Anche fra queste la ovviamente difficoltà a venirne fuori perché si ha bisogno in tutto e per tutto di giocare. E ci sono dei meccanismi specifici che regolano questa dipendenza e assomigliano molto a quello che regolano i meccanismi legati alle sostanze, esclusione fatta per la parte chimica, per la dipendenza chimica delle sostanze. Direi che la differenza principale fra appunto, le sostanze, la ludopatia e il gioco d'azzardo patologico è che il gioco d'azzardo patologico è molto subdolo come dipendenza, perché prima che, ci se ne, che chi sta intorno alla persona che ha questo tipo di problema se ne accorga del problema, ci vuole un bel po'. Spesso ormai si è il paziente, diciamo, la persona ha contratto grossi debiti e quindi sente la necessità di comunicarlo alla famiglia e ai familiari anche per una forma di richiesta di aiuto. Ha parlato di patologie in grado di compromettere la salute e la socialità degli individui affetti. Che tipo di disagi psicologici e sociali crea il gambling della vita quotidiana? Allora, sicuramente una delle caratteristiche del gambling Il gambling, diciamo, è il gioco d'azzardo è il gioco d'azzardo patologico, sì, esattamente. patologico. E quindi il gambling è proprio questo, il gioco d'azzardo patologico. Oppure Assolutamente sì. definito GAP. Sì, esatto. Pure Detto anche GAP. E i disagi psicologici sono appunto quello che dicevo prima, quelli legati fondamentalmente a una dipendenza. Quelli sociali è sicuramente l'isolamento che queste persone piano piano sviluppano, cioè le persone tendono lentamente a isolarsi un po' per vergogna, un po' per accanimento nei confronti di queste cose e tendono a chiudersi in situazioni, vedi le famose sale slot in cui sono soli lì davanti alla loro macchinetta. O anche altrove, chiusi nelle loro stanze e con il cellulare in mano a scommettere costantemente su qualsiasi cosa. Quindi sicuramente una delle problematiche sociali è quella dell'isolamento. Dal punto di vista psicologico, ripeto, i meccanismi sono molto simili a quelli delle altre dipendenze. Ci si può ipotizzare una correlazione tra difficoltà economica o aumento del gioco d'azzardo? Allora, diciamo che fondamentalmente quando ho potuto notare per esperienza che uno dei meccanismi che fa partire il gioco d'azzardo patologico è il meccanismo di rivalsa economica e sociale. Che cosa intendo dire? Che spesso i giocatori d'azzardo nel gioco, quindi nella vincita, che paradossalmente diventa il meccanismo la scintilla iniziale, quindi quando c'è una grossa vincita, purtroppo ci si avvicina in maniera molto più accanita al gioco perché si crede in una vincita facile. Va da sé che chi ha difficoltà economiche abbia una, come posso dire, maggiore propensione al gioco d'azzardo patologico. Cosa pensa delle pubblicità che invitano al gioco? Perché questo è il paradosso e il contraddittorio. Cioè, quando una cosa fa male, attualmente viene promossa. Per esempio, il gioco del lotto, poi, però come le sigarette, no?
ci dimette Esatto. dello Stato e poi cosa fanno? Devono Allora, giustamente. questa è una questione molto antica e su cui ho combattuto abbondantemente ormai quasi 10 anni fa, quando facevo parte del comitato del gioco d'azzardo patologico all'interno del Dipartimento di Dipendenze Patologiche dell'ASL. E io credo che veramente sia il paradosso, perché proprio in quel periodo lo Stato aveva acquisito le famose macchinette. A cui non so, le videolotterie per capirci, ed è iniziato a venire fuori il famoso slogan gioca responsabilmente. È un po' come la barzelletta del bevi responsabilmente. Non esiste un qualcosa che si può fare responsabilmente nel momento in cui può creare dipendenza. Quindi assolutamente contrario a qualsiasi tipo di pubblicizzazione nel momento in cui ormai siamo ben consapevoli dei danni che può provocare. Ma il problema è che sta già cioè, il discorso è sì, i danni provocati, ma che sta continuando a provocare. Quello è diciamo, la beffa. Assolutamente, Grazie, assolutamente sì. Vinci. Adesso farò questa domanda che è molto importante, dottore. Quindi l'informazione e diciamo, la risposta che darà è molto importante e significativa. Grazie, Vinci. Il gioco del lotto, bingo, poker, video poker, slot si differenziano nella capacità di creare forme di dipendenza o funzionano allo stesso modo? Perché io vedendo, no? Perché io diciamo, io quando mi capita di giocare un gioco la schedina, ma quando erano aperte, adesso sono pure chiuse, quindi io l'online non lo uso proprio, l'ho provato una volta e poi non lo farò mai più perché non mi piace. Il problema è, ci sono persone che dicono no, ma il gioco del lotto non fa male, cioè fanno male, però non fa male quanto fa male diciamo, il gioco del lotto, il gratta e vinci, il video poker. Cioè, questi sono comunque dei sistemi di vendita, quindi comunque fanno male, secondo me, no, dottore? Quindi l'affermazione, diciamo, la risposta che lei darà è molto utile in questo concetto, diciamo, è molto utile, è importante. Per come la vedo io non c'è alcuna differenza, assolutamente. Ognuno, ogni tipo, com'è? Fanno male tutte. Allo stesso identico modo, perché il meccanismo di accanimento è lo stesso. Basta pensare che ci troviamo le vecchine pensionate nei tabacchini a giocarsi la pensione in 2 giorni con i gratta e vinci o con il 10 e l'8 per arrivare a un ragazzo di 30 anni che si gioca lo stipendio al poker online, o l'imprenditore che si chiude nelle sale slot a Io mi sono giocarsi tutto quello che. preoccupato, dottore, in un'altra intervista che lei ha rilasciato, Sì. ha detto che il gioco online è molto, diciamo, 100 volte più pericoloso del gioco visto e fatto. Cioè, quindi giusto, visto e giocato, diciamo, no? E Ok. ci spiega il concetto del gioco online e del gioco, Ah, è diciamo, quello, sì. diciamo, del gioco normale, cioè del gioco Sì. virtuale, Diciamo del gioco virtuale e del gioco, diciamo, normale. che, come dicevo, il meccanismo di dipendenza è identico, quindi la pericolosità è la stessa. E riguardo invece il gioco online, diciamo che ho detto che è 100 volte più pericoloso, più che altro, più che 100 volte più pericoloso, è 100 volte più veloce. È più dannoso. E quindi il fatto di poter giocare a una rapidità incredibile, avere sempre il contatto con la fonte del gioco, della scommessa, naturalmente rende, diciamo, più pericoloso dal punto di vista delle cifre giocate, ecco, mettiamola così. Per quanto uno se si accanisce si gioca ovunque i Diventa soldi. patologico, ecco perché viene definito GAP, quindi gioco d'azzardo patologico, perché Esatto. è l'accanimento del gioco d'azzardo. Quindi viene definito. Esattamente. Fondamentalmente scatta un pensiero quasi ossessivo, un pensiero magico relativo al fatto che possa diventare una fonte di reddito facile o una vincita facile. In realtà sono tutti meccanismi costruiti per far cassa, non per dar soldi in giro alla gente. Analizzate le cause, le caratteristiche del disturbo,
come si cura o come si potrebbe curare il gioco d'azzardo patologico, definito GAP tecnicamente? Il gioco d'azzardo patologico sicuramente può essere curato, comunque i pazienti possono essere aiutati molto tramite una buona psicoterapia, perché l'approccio deve essere quello psicoterapico pari a quello di altre dipendenze. Altre regole, sicuramente deve essere un approccio molto deciso, perché non si, purtroppo i dipendenti da gioco d'azzardo patologico, come chiunque ha una dipendenza, diventano molto molto bugiardi, e quindi il controllo e l'aiuto da parte di persone vicine a loro diventa fondamentale. Quindi solitamente io chiedo a una persona vicina, chiedo al paziente ovviamente di decidere chi, ma una persona vicina che possa fare una forma di tutoraggio, soprattutto economico, alle persone con questo tipo di problematiche. Esistono anche degli altri metodi che sono simili a quelli utilizzati per altre dipendenze, che si stanno rivelando piuttosto funzionanti e funzionali. Raramente i farmaci hanno un effetto, fatta esclusione qualcosa legata ai farmaci legati a quelli utilizzati comunque per il disturbo ossessivo compulsivo, perché abbassano, diciamo, la compulsione verso il gioco, però insomma, per quanto è a mia conoscenza, insomma, non è sicuramente una delle strade più che si è, almeno isolatamente non è una delle strade che si è rivelata più efficaci, delle più efficaci. Quindi diciamo, ma anche come terapia, non è che c'è una terapia, come abbiamo detto sempre in un'altra intervista, sanitaria, cioè non vengono consigliati dei medicinali o quantomeno da sedare questo suo accanimento per il DAP, ripeto, le sostanze chimiche, diciamo, che rendono la mente più fresca. Chimicamente quello che viene attivato sono i recettori del piacere con il gioco d'azzardo, quindi nel momento in cui si prova piacere, questi recettori vengono in qualche modo eccitati, e quando si gioca, di conseguenza, questo, il funzionamento è lo stesso. Ripeto, farmacologicamente, almeno per quanto è in mia conoscenza, non ci sono dei farmaci magici da questo punto di vista. Lo Stato in questi ultimi anni c'è davvero da apprezzarlo, perché ha capito che comunque il gioco d'azzardo, il GAP, il gambling, diciamo, crea dei danni, quindi tutte queste grandi lotterie virtuali e non, certo, crea una dipendenza e quindi crea del danno sia all'interno dei familiari ma anche all'interno dell'individuo. Quindi allo stesso modo ha cercato di arginare questo problema, questo grande fenomeno dannoso, direi nocivo, anche con dei decreti che hanno vietato l'apertura di centri scommesse in tot metri da una chiesa, un locale dove è trafficato da bambini, dove ci siano persone dalla chiesa, dove c'è comunque una forte, diciamo, attività di svago. Lei come dottore considera adeguate le misure, e che cosa potrebbe suggerire allo Stato ulteriormente fare? Quindi qualche altro contatto magari può essere anche motivo di lancio, no? Allora, riguardo il famoso distanziamento dalle istituzioni sensibili, lo reputo un po' qualcosa di fondamentalmente poco utile, diciamola così, per essere buoni, per il semplice motivo che i giocatori d'azzardo patologico raramente vanno alla scuola elementare o alla scuola media, per quanto uno possa dire diseducativo. Il bambino difficilmente entra in una sala slot da solo o entra nel tabacchino a comprarsi il gratta e vinci da solo, quindi insomma, neanche da quel punto di vista. Secondo, sì. Qui voglio esaminare la legge, no? Perché la legge la conosco. Allora, dicono che l'apertura dei centri scommesse, no? Superare, se non sbaglio, un chilometro, sì, 100 minuti, non ricordo precisamente quanto, da un luogo, sì, particolarmente trafficato da persone o bambini. Allora, sì, se il dipendente, quindi se il GAP, diciamo l'individuo
soggetto, giocatore d'azzardo, ok. giocatore d'azzardo, passa dalla scuola, ma dico, forse perché comunque ragazzi, i bambini, cioè, comunque un percorso anche involontariamente diciamo, l'individuo lo percorre, cioè il bar dove comunque si vendono i gratta e vinci è in piazza ne abbiamo tre. E che facciamo? Togliamo i bar? No, Questo voglio dirti, nel senso. sembra banale, no? È stupida la cosa, però se No, tu hai non è banale e stupida, assolutamente. È molto importante quello che stai dicendo, è una cosa molto centrale. non è bar, quindi come arginare il fenomeno? Diciamo che sicuramente, per esempio, si potrebbe non vendere più nei bar e nei tabacchini, e se proprio vogliamo usare questo distanziamento di cui si parla, si dovrebbe dedicare solo in alcuni centri legati a queste scommesse, con degli operatori formati e che si accorgono all'interno del fatto che ci siano dei giocatori patologici, perché non ci prendiamo in giro, non ci vuole molto a vedere se una persona trascorre 5, 6, 7 ore all'interno di una sala, slot o cose del genere. Quindi magari quello, una formazione adeguata a chi vende questo tipo di servizi è la prima parte, proprio fondamentale. Questo è un suggerimento, anche se in qualche modo era stato fatto, o meglio, c'era stata la proposta, ma non è stata mai attuata. E almeno, ripeto, per quello di cui sono a conoscenza io. E dal punto di vista, quindi, per come è fatta, per come è costituita questa cosa, secondo me non serve a niente, nel senso che se io devo andare a giocare a qualsiasi cosa, perché io sono appunto dipendente da questa cosa, o me la metti a 1 chilometro, a 5 o dietro l'angolo, non cambia niente. Al Giustamente. massimo, questa cosa può essere utile, se vogliamo, come prevenzione. Ma ribadisco, la prevenzione serve se non ci sono, se non c'è proprio l'oggetto del desiderio, passami il termine, nel bar, nel tabacchino, quello è una prevenzione. Ma come fai? Se nei bar e nei tabacchini c'è il gratta e vinci, la video è il 10 e l'8 in continuazione su uno schermo. Che cosa serve? Non puoi spostare i bar e i tabacchini a 1 chilometro da chiese e scuole e cose varie. Quindi Giustamente. Io direi che. ringrazio vivamente il dottore Guido Scopece. Un'intervista anche questa bellissima, ricca di contenuti e soprattutto di Grazie. concetti molto importanti. Abbiamo fatto un altro appuntamento martedì con l'avvocato Calabreso che si è parlato di cyberbullismo e bullismo. Io ringrazio Roy Geraci che ci sta seguendo, si è ascoltato Roy Geraci, il nuovo regista di Brindisi, abbiamo anche l'onore di avere ogni tanto collegati questi personaggi illustri. Io sinceramente veramente ti ringrazio, dottore, perché veramente è stata una conversazione bella, è volato il tempo. Ti ho detto che finivamo per le 8, 8 e mezza, sono le 8 e 21 e siamo In ancora collegati. perfetta Ci media. sono state domande veramente, veramente eccezionali. Io ti ringrazio Ti ringrazio. nuovamente. Auguro a tutti quanti una buona serata, ma non finisco la mia intervista con il dottore Guido Scovece per annunciare l'ospite che avremo sabato. Sabato avremo non ci crederai, dottore Guido, ma abbiamo un ospite che ha fatto 100 anni di musica jazz. Quindi parliamo proprio Caspita. di Lino Patruno. Abbiamo Lino Patruno in video intervista, quindi avrò l'onore di intervistare Lino Patruno sabato alle 19:30. Per me intervistare Benissimo. Lino Patruno è come intervistare un luminare del jazz, no? Perché lui dice jazz, deve essere jazz. Io saluto perché, come si suol dire, no? Si è fatta una certa. Ringrazio nuovamente il dottore Guido Scopece e a risentirci. Tra l'altro editerò la puntata di oggi, sarà editata e sarà messa sul nostro canale YouTube Radio Ok. Ciao a tutti e vi auguro una buon appetito a chi sta andando a cenare e una buonanotte per chi tra poco si accinge ad andare a dormire. Ciao a tutti, buonanotte, buonanotte. Buonanotte, grazie.
Radio Ok, in collaborazione con Magilla Spettacoli, presenta Dimmi la tua, interviste con i personaggi e gli artisti del momento, ogni martedì, giovedì e sabato alle 19.30, in diretta live sulla pagina Facebook Radio Ok. Conduce Daddy DJ.